Da una parte abbiamo la favorita per il titolo, dall'altra i Milwaukee Bucks <ride> Buongiorno a tutti signori e signore, si va di reaction mattutina Sono stufo ed è appena cominciata la giornata, Cleveland Milwaukee, vai Eccoci qua, finalmente Milwaukee Cleveland, cioè più che altro Finalmente Cleveland, cioè sfida al vertice. Sfida al vertice. Sì, Milwaukee, ok, ma Cleveland? <ride> ma quanto l'abbiamo preso per il culo? Cleveland a inizio anno per aver preso 25 centri e, e per essere completamente in antitesi rispetto a, 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 alla posizione della NBA e del basket globale. Che palla di Giannis! Che palla di Giannis dal post per Middleton. Se diventa anche questo passatore qua, aiuto. Comunque, da una parte Milwaukee, dall'altra i Cleveland Cavs che, nonostante eh, la perdita fino a fine stagione di Sexton, meno male, e di Rubio, eh, lì già un po' meno male, continuano a vincere. Continuano a vincere grazie a questa, eh, questo duo di lunghi Twin Towers-Allen eh, Mobley a un. Garland, a un Darius Garland che io sinceramente all'All-Star Game ci porterei, e poi a una serie di giocatori totalmente rinati: Kevin Love, Okoro, che l'anno scorso aveva fatto così e cos'ha, quest'anno si sta veramente rivelando come uno dei migliori difensori sugli esterni, insomma. E poi, eh, insomma, una serie di altri giocatori. La Mar Stevens sta giocando, qui c'è Di Osman, che nonostante la richiesta di esser ceduto ogni estate, rimane. E niente, così. Dall'altra parte abbiamo i Milwaukee Bucks, inizio blando, poi ripresa, poi tanti problemi dovuti al Covid, poi qualche infortunio di troppo. Il rientro di Dante Di Vincenzo, il rientro di Giruolide, insomma adesso ci sono effettivamente praticamente tutti. Manca quel buon tempone di Brooke Lopez, ma eh, in generale la squadra sarà questa. C'è pure Sandro in campo, c'è anche la nuora, quindi Sandro e la nuora in campo insieme, che spettacolo. Siamo quasi alla fine del primo quarto, per ora più 11 per i Bucks, anche se qua bellissima circolazione con la palla di Rondo, mi pare per Osman. Sì, c'è anche Rondo, signori. C'è anche Rondo. Ancora l'asse Rondo Osman. E poi comunque con tutta questa altezza a rimbalzo si fanno sentire i Cavs. Tra l'altro è infortunato, si è infortunato alla caviglia il buon Lauri Markkanen, un altro che Insomma, era stato firmato da Cleveland nonostante la compresenza di tanti lunghi a roster. E eh, devo dire che giocando da ala piccola, Markanen eh, non sta. Anche lui sta facendo una discreta, discreta stagione. Purtroppo è sfortunatissimo da quando è entrato in NBA. Ha subito una quantità indefinita di infortuni di questo tipo. Bella palla di Middleton, qua. Sì, la prolunga Mobley. <ride> La prolunga Mobley, braccia e gambe infinite. Cosa cazzo fa di, Vin di Vincenzo Assist per Kevin Love? <ride> Sorpasso Cleveland. Comunque è una sfida al vertice. È una sfida al vertice perché sei Ke Che palla di Garland. È una sfida al vertice perché se Cleveland dovesse portarsi a casa questa partita... Insomma, si avvicinerebbe alle prime tre posizioni della classifica, anche perché eh, pare che questa notte i Nets giochino praticamente senza Arden Kyrie Irving e Kevin Durant, quindi insomma, è molto probabile che vadano a perderla la partita stanotte. Quindi, insomma, vediamo, vediamo perché beh, altra palla clamorosa di Garland e altro taglio con i tempi giustissimi di Evan Mobley che proprio fa sempre la cosa giusta, è incredibile. È incredibile, altra tripla di Osman. Come giocano questi Cleveland Cavs? Mentre come prende il centro del campo Bobby Portis? Tecnico, tecnico, tecnico. Crazy eyes, tecnico per Bobby. Bobby ancora. Giannis, che quando prende velocità non lo fermi certo tu. Partita in equilibrio, anche se qui Cleveland scappa sul più 8 che diventa più 11 con la tripla da 10 metri praticamente di Darius Garland. Ancora. Anche Mobley. Mamma mia Mobley. Se comincia ad essere affidabile anche da tre punti. Mamma mia, mamma mia. Rookie of the year, signori. Qua wow, bel tiro. Sembra il buzzer beater di Michael Jordan allo Stargame del 2003 contro Sean Marion. Mentre qua Giannis con la sua nuova meccanica molto più fluida. Con la tripla. Ancora Garland. Mamma mia, Windler. Chi è Wade o Windler? Wade o Windler? È Wade o Windler? Comunque. Ah, è Wade. Il grande Dwayne. È tornato. Il ritorno di, di Wade a Cleveland. Ancora. Big Ragu. Stoppato da Okoro. Ancora. Osman. Ma quanti punti ha fatto Osman? Che, che cazzo? Bel gioco di perni. Ragazzi. Più 19 Cleveland. Come? Eh, più 21 Cleveland. Ah! No, bene, bene. Da una parte abbiamo la favorita per il titolo, dall'altra, i Milwaukee Bucks. No, così è. Dico. Eh, ancora: George Hill, che gioca ancora. Aspetta il rimorchio. È il primo ad arrivare, è sempre quello lì. È sempre quello lì che non riesce proprio a giocare a meno del 110%. Ecco, comunque. Avanti ancora, Kevin Love. Palleggio al resto, tiro. Che stagione di Kevin Love, più 18. Sì, qua vabbè, anche Rondo da 25 metri, va bene, dai. È una di quelle stagioni, è una di quelle stagioni. Bisognerà capire, signore e signore, se sarà una stagione alla New York Knicks 2020-21 e quindi un fuoco di paglia. Ration è, è tornato altro canestro di Osman Ma quanti cazzo ma... Cioè indomabili signori Indomabili Indomabili Più 18 Qua Middleton Col floater Però mi pare la partita abbastanza in ghiaccio Anche se qua si rientra, rientrano sul meno 14 bucks Ma Wade fa saltare Sandro E arriva al ferro Partita chiusa Partita chiusa 115 a 97, vediamo se ci sarà un ultimo canestro della nuora che va a spalle a canestro contro, boh, Windler forse. Finisce qui, 115 a 99. I Cleveland Cavs... I Cleveland Cavs dominano la NBA. E veramente, veramente, cioè i Cleveland Cavs senza Lebron che sono così in alto in NBA dai tempi di Mark Price e Brad Doherty, i primi anni 90. Cioè, eh, da, dai primi anni 90 fino ai giorni nostri i Cavs sono stati lì sopra solamente con LeBron. Fa veramente strano vedere i Cleveland Cavs così in alto. Comunque, 26 e 9 rimbalzi di Giannis, 21 di Chris Middleton e 22 di Bobby Bobby, 11 di Pat Conaton, mentre dall'altra parte... Abbiamo 10 di Wade, 10 di Allen, 16 di Mobley, 19 di Garland, 25 di Kevin Love, 25, e 23 di CD o CD Osman. La grafica di CCBN. <ride> ecco, l'ho fermata con la faccia giusta, cioè la, la mia faccia attuale praticamente. Ho, ho un po' di sonno. Comunque, ragazzi, torniamo full screen. <ride> I Cleveland Cavs vincono, vincono contro i Milwaukee Bucks. Andremo più nello specifico sempre eh, con la pausa pranzo, quindi dalle 12.50 circa fino alle 2:25 eh, in orario pausa pranzo eh, sulla piattaforma viola. Andremo a rivederci gli highlights di questa partita, andremo a vederci gli highlights di tutte le altre, a commentare le news del mondo NBA come al solito. Io vi auguro una buona, buona, buona giornata e noi ci vediamo dall'altra parte. Ciao.